Un sabato sera finito male per due giovani che stavano viaggiando lungo la provinciale 327 tra Pieve al Toppo e Alberoro, dunque nella Val di Chiana, Aretina. Questa è la scena che i soccorritori del 118 hanno trovato al loro arrivo. Sul posto un'auto medica, due ambulanze ed il Pegaso. Due appunto le persone che erano all'interno dell'auto e che sono rimaste gravemente ferite. Un ventenne che risiede a Nocera Inferiore è stato subito portato in codice rosso all'ospedale di Arezzo per trauma cranico, addominale e arachide. L'altro occupante, un trentenne di Vicovaro in provincia di Roma, è stato sbalzato fuori dall'auto. Il corpo è stato rinvenuto dai soccorritori diversi metri più in là dell'auto rovesciata. Al momento dei soccorsi il giovane non era cosciente. I sanitari hanno subito riscontrato un trauma cranico commotivo ed è stato disposto il suo trasferimento all'ospedale delle Scotte di Siena. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i dovuti rilievi di legge.